Io ancora vi ringrazio. Vi ringrazio e credo che il vostro essere qui comporti che io vi faccia una promessa. Io sono qui. Io resto qui. Io non mollo. Berlusconi non molla e il governo tira un sospiro di sollievo, almeno per il momento, dopo la pronuncia della Cassazione che ha confermato la condanna a 4 anni emessa dalla Corte d'Appello di Milano nel processo Mediaset. Il leader del PDL ieri in piazza Plebiscito ha raccolto i suoi per un commosso discorso. Sento il dovere di impegnarmi ancora, con ancora più entusiasmo e ancora più passione, ha detto Berlusconi, rilanciando il tema della battaglia per la democrazia e la libertà. Un discorso responsabile, quello del Cavaliere, dopo le parole di Bondi, che nei giorni scorsi aveva paventato l'ipotesi di movimenti sovversivi e di guerriglia civile, un discorso al quale non hanno partecipato i ministri del centrodestra. Altro segnale distensivo nei confronti dell'esecutivo guidato da Letta, che però non si fida del tutto. Saranno i fatti concreti dei prossimi giorni a dare le risposte, perché il PD non si fida delle rassicurazioni del Cavaliere, che allo stesso tempo non risparmia attacchi verso la magistratura. Berlusconi spinge per la riforma della giustizia, mentre oggi i capigruppo del PDL saranno ricevuti da Napolitano per chiedere la grazia. Governo ancora una volta appeso più alle vicende personali di Berlusconi che non alle necessità del Paese. Determinanti saranno i prossimi giorni, a partire proprio da oggi, quando a Palazzo Chigi il Premier Letta incontrerà il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ed il Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Tra i temi in agenda, l'IMU e l'IVA, due misure su cui Berlusconi è particolarmente attento e poco propenso a scendere a compromessi.